la descrizione di questo capitolo che del libro Le porte degli Elohim che ho scritto con Mauro Biligno, bisogna fare una breve retrospettiva su alcune informazioni che erano emerse nella puntata precedente quando abbiamo parlato del secondo capitolo, perché alcune cose che verranno dette in questo capitolo hanno dei richiami ideali con alcune informazioni del capitolo precedente, dove avevamo, parlato in maniera abbastanza completa e dettagliata su quelle che erano non solo le possibili origini etimologiche del nome Elohim, quanto anche di una serie di termini che con l'Elohim, dal punto di vista grammaticale, erano potenzialmente correlate insieme, che davano origine a una categoria di 5 o 6 nomi, ognuno dei quali poteva fornire degli elementi comuni per dare delle informazioni utili su qualche cosa che era relativo agli Elohim stessi e che avevamo drappeggiato abbastanza in maniera dettagliata nella puntata precedente. Ebbene, come vedremo, c'è un salmo, il Salmo 24, che indirettamente fa tesoro di questo bagaglio di informazioni e ci fornisce delle utili, possibilità di interpolare meglio quello che è il significato latente di questo. Il capitolo, che si intitola Wormhole nella Bibbia, ha un testo relativamente provocatorio, perché noi sappiamo che i wormhole, quello che l'astrofisica ci dice attualmente, sono dei corridoi, dei condotti spazio-temporali che consentono, piegando lo spazio-tempo, di percorrere enormi distanze di spazio in pochissimi secondi. Questo è qualche cosa che la scienza attuale, segnatamente l'astrofisica, dà come valori teorici ipotetici con delle piccole, riverberazioni o aggiustamenti integrativi della teoria completa che prende lo spunto dal concetto dei ponti di Einstein-Rosen dato dai due scienziati che l'hanno elaborato e che dà origine appunto al termine wormhole, cioè buco del verme, in quanto idealmente si intende che per percorrere una certa distanza all'interno di un frutto, idealmente, invece di percorrerla tutta sulla circonferenza esterna, se si scava un buco al centro, magari fa più fatica, ma fa meno strada. E questo è il concetto che ha dato origine al termine appunto wormhole, questi corridoi spazio-temporali per percorrere grosse distanze nello spazio profondo. Quando avevo trattato l'argomento delle conoscenze astronomiche degli antichi egizi ed avevo valutato con molta attenzione quelle che erano le informazioni che ci venivano dal libro dell'Amduat, il libro delle 12 ore del Duat, o delle porte del Duat, erano emersi dei dettagli molto interessanti su certe analoghe conoscenze degli antichi egizi che, quando si riferivano all'enorme distanza che Dio Ra, sulla barca del quale qualche volta si associava anche il faraone stesso per questo viaggio agli estremi limiti dell'universo, si serviva di certi corridoi, di certi condotti, chiamati Ker in un caso e Kert nell'altro, quindi con una piccola differenziazione grammaticale che ne faceva sembrare l'esistenza di un condotto di entrata che serviva per un viaggio di andata e un condotto di uscita che serviva per un viaggio di ritorno, tra l'altro in piena analogia con molte conferme che ci vengono dall'attuale astrofisica. Gli egizi ce ne raffiguravano diversi e fornivano ampie e dettagliate descrizioni attraverso, dettagli che nascevano da quello che erano le descrizioni di questo viaggio, di questa struttura, di questi corridoi, di questi condotti. E quindi avevamo drappeggiato un quadro che forse gli antichi egizi avevano saputo da parte del Ra stesso che per attraversare lo spazio profondo e
fare una specie di viaggio, quasi come una specie di shuttle, cioè di raccordo tra la terra e il luogo di provenienza degli etero, degli egizi, cioè gli dei egizi, che era posto agli estremi limiti dell'universo conosciuto, in un'isola chiamata Isola del Fuoco, Isola delle Fiamme, la barca di Ra, e quindi direttamente Ra stesso, si serviva di questi corridoi, di questi condotti. Ebbene, noi abbiamo nel Salmo 24 della Bibbia delle interessanti informazioni per tutta la durata del Salmo. Il Salmo non è molto lungo, anzi forse è uno dei più corti, perché contiene soltanto 10 versetti. Ma ognuno di questi 10 versetti è estremamente significativo, e come ci informa Mauro Biglino quando dice che i Salmi fanno parte di una tradizione antichissima riferita all'autentico e originario folklore e conoscenze del popolo ebraico, e evidentemente il Salmo 24 rappresenta un po' il paradigma di queste situazioni insieme con molti altri salmi, perché nonostante si sia provato, e lo potrei anche giustificare visto l'atteggiamento estremamente geocentrico, cioè di centralizzazione di ogni vicenda narrata nella Bibbia sulla Terra e unicamente sul nostro pianeta, in realtà l'unica volta che si parla del termine Terra nel Salmo 24 è appunto nel primo versetto, perché da lì in poi vengono narrate una serie di esortazioni, una serie di descrizioni che sembrano calate appositamente in un concetto celeste o astronomico. Soltanto è che, logicamente, se non si è a conoscenza del folklore, della mentalità ebraica e delle radici e delle tradizioni che il popolo ebraico aveva in senso cosmologico, cioè di descrizione del cosmo stesso, o in senso cosmogonico, cioè come creazione, come origine del cosmo e dell'universo, questi suggerimenti, questi messaggi decorrono completamente misconosciuti e non compresi. Quindi vengono fuori che, come dicevamo, il Salmo 24 dà delle informazioni molto precise su dei termini, su dei concetti che si riferiscono appunto allo spazio profondo. E anche in ambito dell'esegesi cristiana cattolica, chi si è avvicinato a commentare con una mente aperta questo tipo di salmo, ha evidenziato come effettivamente certe espressioni, certi versetti, fanno pensare a una collocazione non terrestre e con uno spiccato interesse per il cosmo e l'universo in generale. Nel corso di questo capitolo io ho analizzato altri versetti singoli di altri salmi che ho inserito all'interno del capitolo perché per una ideale congiuntura, un'ideale prosecuzione di certi concetti si sposano estremamente bene con le informazioni che ci dà il Salmo 24. Il Salmo 24 era molto importante nella ritualità ebraica, sia nella sua totalità, di tutti e 10 versetti, sia a gruppi staccati. Il primo di questi, infatti, il primo versetto, veniva, diciamo, celebrato durante una festività chiamata Mid dagli ebrei, che celebrava in maniera particolarmente accentuata il Rosh Hashanah, cioè il capodanno, l'inizio dell'anno ebraico, e i versetti 7, 8 e 9 che vedremo sono estremamente significativi, soprattutto perché ci danno lì il vero collegamento sulla possibilità di viaggiare nell'universo, nello spazio-tempo, seguendo delle indicazioni che poi ho trovato essere confermate dalle tombe del Corano, ma che soprattutto rifacevano rivivere, confermavano il tipo di ricerche e di analisi che avevo verificato nel libro del Duarte inerenti i Kert,
cioè questi corridoi, questi condotti attraverso cui la barca di Ra compiva in poco tempo con un movimento passivo enormi distanze di spazio. Il primo fenomeno interessante in questo senso è che anche la ritualità cristiana ha ritenuto che il Salmo 24 avesse delle riverberazioni importanti, perché nella regola di San Benedetto da Norcia, quindi risale al V-VI secolo d.C., veniva posta una particolare attenzione sul Salmo 24 che doveva essere recitato la domenica mattina, poco prima della messa, quindi rinfocolando l'attenzione che già gli ebrei stessi avevano conferito a questo particolare salmo. E quindi noi vediamo che addirittura anche in epoca cristiana c'era una, diciamo, attenzione a certi elementi singoli espressi da questo salmo, che avevano comunque di fondo una ridondanza e un interesse cosmologico globale. E i versetti, diciamo, interessati dalla nostra ricerca principalmente sono il 7, l'8 e il 9, parzialmente anche il 10, ma altre notevoli informazioni che riportano anche, come vedremo, qualche cosa che, come avevo detto prima, si riallacciavano ai nomi originari del possibile concetto di Elohim, ci nascevano da altri versetti singoli. E adesso li andiamo ad esaminare, perché pur essendo soltanto 10 sono veramente tante le informazioni che ci vengono date. Il versetto 1 ci dice: la terra appartiene a Yahweh come la totalità dell'universo e di quelli che vi abitano. Normalmente questa non è proprio la traduzione che viene fatta nei testi, nelle Bibbie che abbiamo a disposizione, perché in realtà il termine Tevel, che viene tradotto come mondo o universo, in realtà in certe circostanze ha anche la valenza di terra. Però il problema è che il termine terra riferito al nostro pianeta c'è già all'inizio, quando viene detto la terra e viene usato il termine Eretz, che vuol dire appunto il nostro pianeta. Ora, come succedeva spesso ai popoli antichi, la ridondanza, la ripetizione dei testi antichi non era necessariamente difesa come adesso che siamo fini linguisti, per cui usare una parola doppia, ripetuta a breve distanza nella stessa riga sarebbe una sfumatura linguistica di scarso adeguamento lessicale. In realtà gli ebrei, come anche altri popoli, se c'era da parlare due volte del termine terra, non si facevano particolari scrupoli a scrivere Eretz, mentre invece qui viene abbinato il termine Tevel, e dato che anche a livello gematrico, noi sappiamo, abbiamo già visto l'altra volta, come ogni singola parola ebraica di una certa sottolineatura e di valore particolare, avesse un valore numerico che nasceva dalla somma del valore numerico delle singole lettere che componevano la parola stessa. Quindi usare il termine Tevel al posto di Eretz non è una semplice sfumatura lessicale, perché in un testo sacro come sono i Salmi, come molta e quasi totalità della letteratura dell'Antico Testamento, non era una cosa da poco. D'altro canto, Monsignor Corrado Baltucci, scomparso nel 2008, e Monsignor Gianfranco Ravasi ribadivano che il termine, in questo caso del versetto 1, è molto facilmente da considerare come non riferito alla pianeta Terra, ma, diciamo, correlato a quella che era l'intero cosmo, l'intero universo. È chiaro che qui poi si aprirebbe una serie di parentesi rilevanti per stabilire se il termine cosmo, universo, doveva essere, come ipotizzano alcuni studiosi, riferito al blocco del sistema solare,
o esteso eventualmente alla nostra galassia, e qui si tratterebbe di pensare se all'epoca era conosciuta la vastità della galassia stessa, o addirittura, trascendendo ancora di più questo concetto, estenderlo all'intero universo. Certo è che quando viene detto la totalità dell'universo fa pensare proprio a un senso cosmologico globalizzante, in cui la Terra aveva un piccolo posto, una piccola collocazione, si parlava poi di un qualche cosa sicuramente più grande, più esteso, su cui veniva addirittura allargato con l'aggettivo melo, che vuol dire appunto la totalità. E viene detto è di quelli che vi abitano. E qui, diciamo, ha creato di nuovo un certo stupore, perché se è vero che quelli che vi abitano lo riferiamo ad Eretz, noi abbiamo la popolazione terrestre. Ma siccome il termine viene messo in valore conclusivo, è stato correlato, e Monsignor Balducci è artefice di questo tipo di interpretazione, che quelli che vi abitano sia da estendere perlomeno anche al termine Tevel, quindi riferito al cosmo, se non addirittura al solo Tevel, al solo cosmo. E appunto Corrado Balducci riteneva che questo fosse una delle prove della conoscenza di come, già per gli ebrei e quindi di riflesso anche per tutti i movimenti culturali e religiosi dell'epoca, fosse conosciuto che il cosmo fosse abitato. Il versetto poi 2 prosegue, perché riferendosi a Yahweh dice: perché egli, cioè Yahweh, l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. E poi andiamo al versetto 3, che ci dà ulteriori piccole informazioni, perché ci dice: chi ascenderà nella montagna di Yahweh, chi si alzerà dalla sua santa dimora. Ebbene, queste affermazioni, che potrebbero essere apparentemente espressioni riferite al luogo dove stava Yahweh, presumibilmente sempre in un contesto che in un'interpretazione geocentrica era sempre abbinabile a un luogo terrestre su cui risiedeva Yahweh stesso. Ma se noi andiamo a vedere le informazioni che ci giungono dal Talmud, che è una raccolta di informazioni sulle tradizioni più antiche, diciamo sia sul folklore e sul comportamento etico, sul comportamento religioso e culturale in generale degli ebrei, ci viene detto che il Gan Eden, cioè il paradiso, in questo caso non terrestre ma celeste, era suddiviso in 7 divisioni. E sia la sesta era appunto correlata alla montagna di Yahweh, e la settima era riferita alla sua santa dimora. È chiaro che se non si conoscono perfettamente, cioè se non si ha letto il Talmud e non si conosce la tradizione rabbinica della suddivisione del Gan Eden, che di solito viene limitato ad una collocazione eminentemente terrestre, che invece nelle prossime puntate vedremo avere anche e soprattutto una collocazione nel cielo, con dei valori, una struttura e delle caratteristiche, dei dettagli molto precise e ricche di informazioni. È chiaro che se non si conosce questa tradizione, parlare di montagna di Yahweh e santa dimora decorre in maniera, potremmo dire, del tutto ininfluente, mentre invece qui abbiamo una riverberazione di antichissime tradizioni che verrebbero confermate appunto dal terzo versetto. Il quarto versetto dice: chi ha le mani pulite e cuore puro, chi non ha sollevato la sua anima verso la vanità e non fa giuramenti in modo incantevole. Il fatto che vengano proposte in questo ambito tutta una serie di atteggiamenti di non fare una determinata cosa e non dire una determinata cosa, riverbera in maniera abbastanza evidente quella che è la professione di non colpevolezza che è tipica della tradizione egizia, quando l'anima del defunto si presentava davanti al tribunale di Osiride e doveva fare una serie di dichiarazioni di non colpevolezza di una serie di azioni.
quindi non si diceva sono stato buono, ho fatto delle buone azioni, ma non ho commesso una serie di cose negative. Quindi vediamo che anche in questo caso una lontana matrice di educazione, di acculturamento egizio è presente nel salvo, che quindi ribadisce la sua estrema antichità e di provenienza di una cultura di matrice egizia. Egli poi dice il versetto 5, egli solleverà la benedizione di Yahweh e la giustizia dell'Elohim della sua salvezza. Si potrebbe dire che sembrerebbe che ci fosse un fenomeno correlativo tra Yahweh e il suo Elohim. Però non scendiamo in particolari perché non abbiamo prove sufficienti, in questo senso è già sufficiente quello che viene detto nel versetto 5 da solo. Il versetto 6 ci dice, questa è la generazione, cioè un insieme di individui imparentati tra loro che hanno sostanzialmente una similitudine di un codice genetico possibile tra loro. Quindi questa è la generazione di quelli che lo frequentano, riferito a Yahweh, che cercano la sua faccia, o Dio di Giacobbe. Ebbene, il cercare la faccia, in un contesto, potremmo dire, cristiano-cattolico, non ha una particolare importanza, perché la personalità, la figura metafisica trascendentale della divinità, in questo caso Yahweh, non sembra avere una particolare rilevanza se si deve vedere la figura nella sua interezza o il volto o il viso in quanto tale, ma non così era per gli ebrei, che in più punti dell'Antico Testamento, e rimando a chi fosse interessato a quello che dico nel testo, che in questo caso non ho la possibilità per motivi di tempo di essere più approfondito, era abbastanza diffusa l'idea che per gli ebrei cercare il volto di Giacobbe, il volto del Dio di Giacobbe, quindi il volto di Yahweh nel cielo, non fosse una impresa a sé stante, a una specie di mera ritualità privo di significato, ma era un'attività che innanzitutto aveva un fine catartico di rasserenamento dalle angustie in cui si potevano trovare gli ebrei nella loro storia, e molte volte era successo che gli ebrei si trovavano in difficoltà, e quindi rivolgevano un pensiero e cercavano il volto di Yahweh nel cielo. Questa situazione, che potrebbe far pensare a una semplice apparizione, a un atteggiamento rituale, la tradizione rabbinica e soprattutto quella che è una serie di informazioni dai Midrash e dai testi commentari e soprattutto dal libro dello Zohar e da quello del Bahir, cioè il libro dello splendore e il libro del Bahir, evidenzia come questa struttura, cioè il faccia del Dio di Israele, era una collocazione di un insieme di stelle, di costellazioni, che erano chiaramente visibili in una certa fase dell'anno in maniera più chiara, evidentemente col decorrere delle stagioni lo erano meno in altre parti dell'anno, e che correlavano un assetto molto molto vistoso, molto grande, correlato appunto al viso che si presentava come riconoscimento dell'immagine del viso stesso di Yahweh. Vedremo poi successivamente vi racconterò, perché non posso farvelo vedere in quanto questa è una conferenza in audio, come la raffigurazione di questo volto, che veniva chiamato in due modi diversi a seconda della figura stessa che veniva rappresentata, in un caso Zeir Anpin e nell'altro Arik Anpin. Il termine Anpin ha un significato che è correlato al naso, noi sappiamo che il naso è un elemento craniometrico e morfometrico piuttosto rilevante per dare un valore di riconoscimento fisiologico di volto. E il termine Zeir o Arik erano correlati a un naso corto o a un naso lungo.
la Rikampin era spesso correlato al volto stesso di Yahweh, mentre lo Zeirampin era correlato al volto del Moshiach, cioè del Messia, di questa figura semidivina o divina che era un diretto intermediario per gli ebrei nel, diciamo, valore cosmologico della correlazione tra l'uomo e la divinità stessa. Ebbene, riconoscere il viso della Zeirampin o della Rikampin non solo era un motivo di sollievo e di rasserenamento nei momenti di particolare difficoltà e di sforamento degli ebrei, ma tramite uno stranissimo per noi occidentali, per noi cristiani, un particolare riferimento a una zona del volto di questo Zeirampin o Rikampin, segnatamente, questo lo diremo nelle prossime puntate, una parte che apparentemente sembrerebbe poco significativa in senso antropometrico, cioè del valore del volto, perché chiaramente noi abbiamo detto che Ampin è riferito al naso, per cui in una significatività di un volto noi potremmo vedere gli occhi principalmente, potremmo vedere la bocca principalmente, potremmo vedere i capelli principalmente, ma mai più ci immagineremmo che per gli ebrei immersi in, diciamo, descrizioni su valori gematrici, su valori filosofici, ma soprattutto connessi con la creazione del cosmo, con la creazione e l'origine del tutto, era correlato da loro a una particolare zona morfologica anatomica di questo mondo. Ma questo particolare lo vedremo nelle puntate successive, perché ci porterebbero un po' troppo fuori, diciamo, del nostro seminato che vogliamo affrontare in questa circostanza. Veniamo invece a quella che è, diciamo, il punto saliente di questi corridoi, di questi condotti, che sembrava come una ripresa e una rievocazione di antiche conoscenze egizie. Perché se ci concentriamo sul versetto 7, noi vediamo che comincia, noi abbiamo detto in precedenza che i versetti 7, 8 e 9 spesso venivano staccati, scorporati dall'integrità del Salmo 24 e recitati autonomamente, e a volte abbinate anche con delle ritualità, tipo quella di Musaf, in cui venivano, diciamo, gustate delle mele, immerse nel miele, che rievocavano la permanenza e i frutti gustosi e deliziosi che erano presenti nel Gan Eden. E qui, siccome abbiamo visto, e gli stessi esegeti cristiani sono d'accordo nell'attribuire al Salmo 24 una contestualizzazione geografica non terrestre, si potrebbe quasi dire che questa ritualità del Musaf, che celebrava appunto le mele bagnate nel miele come qualche cosa di particolarmente delizioso connesso con il Gan Eden, questo Gan Eden fosse il Gan Eden celeste, il Gan Eden primordiale in cui era stato creato appunto l'Adam Kadmon, l'uomo primordiale. Il versetto 7 e ha messo un po' in difficoltà i vari traduttori, perché se noi vediamo la versione ebraica analizzata in maniera dettagliata, come abbiamo fatto io con l'assistenza di Mauro, e andiamo a vedere cosa è stato tradotto, soprattutto nella versione greca, che evidentemente non ha ben capito lo spirito di quanto veniva detto, e logicamente se non si capisce lo spirito si è portato a dare una valorizzazione a certi termini, a certe forme verbali non corrispondenti alla realtà del testo stesso. Già meglio alcune fonti latine e abbastanza bene anche la versione dell'inglese di Re Giacomo. Il versetto 7 afferma questo. Si rivolge sostanzialmente a dei portali, ben inteso non a delle porte, perché nessuno dei termini usati nel versetto 7 si riferisce a delle delet, che è il termine ebraico usato per indicare porte solide, cioè degli usci. In realtà si riferisce a dei sogli, dei marchi, che mai come in questa circostanza hanno un qualcosa di valore con riferito a dei varchi presumibilmente dimensionali. E si rivolge il Salmo stesso nel versetto 7 in
diretta a questi varchi e dice: sollevate o varchi, e usa il termine sharim, plurale della parola shar, del termine shar che adesso andremo a vedere, le vostre parti superiori. Poi usa sempre la stessa tipologia di verbo, il verbo in questo caso è ta, che vuol dire sollevare, e dice sarete sollevate o aperture, e usa il termine petachim, tratto dal verbo patach, che vuol dire aprire, e abbina il termine poi di olam, e sul termine olam è sicuramente significativo, per cui dovremmo spendere qualche parola, ed entrerà il re del kavod.